Amici followers, vi do il benvenuto in un nuovo video dedicato a No Rest for the Wicked. L'ultima fatica dei Moon Studios ha implementato il suo più grande aggiornamento finora, che include tonnellate di miglioramenti alla qualità della vita, come l'aumento degli slot nell'inventario su tutti gli oggetti, nuove armature e una nuova posizione per le abitazioni, insieme a numerosi cambiamenti di bilanciamento e molto altro ancora. Come sempre ragazzi, vi ricordo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti e di attivare la campanella per le notifiche. Passando alla patch 1 di No Rest for the Wicked, tenete presente che le note complete nell'aggiornamento sono disponibili nella descrizione. Le note dell'aggiornamento celebrano il secondo anniversario del lancio di No Rest for the Wicked, vabbè, 2 settimane dal lancio, e con questo hanno rilasciato il loro primo aggiornamento in accesso anticipato. Questo aggiornamento porta significativi miglioramenti alle prestazioni della CPU e della GPU, specialmente per quanto riguarda l'attraversamento di aree pesanti da caricare, la riconfigurazione dei controlli tastiera, un nuovo schema di controllo mouse e tastiera, l'aumento degli slot dell'inventario e un accesso alle abitazioni e molti altri miglioramenti, insieme ovviamente ad oltre 45 correzioni di bug. Con tutti i miglioramenti delle prestazioni sin dal lancio, hanno aggiornato anche le specifiche PC consigliate, di cui qui potete vedere l'immagine che avevo già condiviso nel post. È davvero impressionante la mole di cambiamenti che ci attendono in No Rest for the Wicked. L'aggiornamento promette una serie di novità interessanti, con particolare enfasi sui miglioramenti delle prestazioni. Attraverso un impegno mirato, si è lavorato sulla riduzione dei frame persi e sull'ottimizzazione dell'esperienza di gioco durante l'esplorazione degli ambienti. Inoltre, sono stati migliorati gli effetti visivi legati al ghiaccio e alla brina, nonché gli effetti durante i combattimenti, ottenendo un impatto visivo sull'esperienza complessiva del giocatore. Ulteriori ottimizzazioni hanno riguardato la gestione dei nemici, l'utilizzo della GPU per determinare quali parti di una scena non sono visibili dalla prospettiva della telecamera e la gestione dei contenuti fuori schermo. Ma non ci sono solo migliorie agli aspetti visivi. Anche la gestione degli oggetti e le performance di base della CPU hanno ricevuto un'attenzione particolare, con interventi mirati finalizzati al miglioramento complessivo del gioco. Diverse problematiche che causavano rapidamente e costantemente errori interni, potenzialmente determinando un degrado delle prestazioni, sono state risolte. È stato introdotto il precaricamento per gli oggetti utilizzati frequentemente al fine di ridurre ulteriormente i cali di prestazioni durante il gameplay. Sono stati implementati ulteriori sistemi di time slicing per migliorare le prestazioni dello streaming. Per chi non lo sapesse, è un sistema aggiuntivo che suddivide il tempo in intervalli più piccoli, consentendo a più attività di condividere la stessa risorsa, come una CPU per esempio, in modo efficiente. Il sistema di pooling, cioè una tecnica utilizzata per gestire in modo efficiente le risorse, è stata ottimizzata per ridurre ulteriormente i picchi di prestazioni. Ampie quantità di mesh e texture insieme a numerosi effetti visivi sono stati sottoposti ad ottimizzazioni. I corpi dei nemici, così come quelli pre-collocate, sono state ottimizzate per garantire prestazioni migliori. Il rendering dei personaggi è stato ottimizzato su tutti i fronti, portando ad un miglioramento generale delle prestazioni della GPU. Il contenuto duplicato è stato quindi eliminato e archiviato per ridurre l'utilizzo della memoria, mentre il materiale obsoleto in tutte le sezioni del gioco è stato rimosso per ottimizzare ulteriormente l'allocazione della memoria. Questi ampi interventi mirati alle prestazioni sono stati concepiti per migliorare l'esperienza di gioco complessiva. Passando alla qualità della vita, è stato introdotto un importante miglioramento. Ora i venditori possono accedere direttamente alle risorse dei forzieri, un aggiornamento ampiamente richiesto dalla comunità dei giocatori. Questa semplificazione nei processi di crafting rappresenta un notevole vantaggio per l'esperienza di gioco. La possibilità di riempire le abitazioni con il bottino accumulato sarà senz'altro apprezzata dagli stessi giocatori. Inoltre è stato ottimizzato il momento in cui le abitazioni diventano disponibili, anticipandolo al completamento della missione del sacramento, anziché dalla missione dei ratti e dei predoni. Questo aggiornamento è particolarmente rilevante considerando che la missione dei ratti e dei predoni segna un punto significativo nel percorso narrativo del gioco. Il sistema di ordinamento dell'inventario è stato aggiornato con nuove categorie per organizzare meglio gli oggetti, come l'equipaggiamento, cibo, oggetti per il combattimento, risorse, eccetera. Questo rende più semplice trovare e gestire gli oggetti nell'inventario. Inoltre, ora il gioco salva automaticamente gli oggetti equipaggiati ed il cibo selezionato quando si esce e si rientra nel gioco,
evitando la perdita di progressi. Infine, il prompt per avviare le scene cinematiche è stato migliorato. Ora appare premendo un pulsante anziché tenendolo premuto, rendendo l'esperienza di gioco più intuitiva e comoda per i giocatori. La leggibilità di alcune icone dei controller sullo Steam Deck è stata migliorata, rappresentando un significativo aggiornamento per i giocatori interessati ad utilizzare questa piattaforma. L'introduzione di ulteriori miglioramenti su questo dispositivo è particolarmente apprezzato, considerando l'interesse crescente verso lo Steam Deck. Gli aggiornamenti per la qualità della vita sono stati altrettanto rilevanti, con l'opportunità di acquistare la propria casa anticipatamente che emerge come un notevole miglioramento. Inoltre, la possibilità per i venditori, i tavoli per il crafting e le strutture di lavorazione di accedere direttamente all'inventario rappresenta un notevole passo avanti nella comodità di gioco. La continua implementazione di aggiornamenti che migliorano l'esperienza dei giocatori è un segno positivo dell'impegno del team di sviluppo verso la soddisfazione della community. L'opzione di personalizzazione dei tasti per le tastiere è ora disponibile, mentre il supporto per la configurazione dei tasti del controller arriverà presto. Tuttavia, al momento non vi è la possibilità di riconfigurare il gamepad. È stata quindi aggiunta una nuova configurazione per mouse e tastiera e, sebbene la riconfigurazione dei controller non sia ancora disponibile, la funzionalità considerata prioritaria per gli utenti rimane il mouse e la tastiera. Tra le nuove aggiunte di contenuti spicca una nuova abitazione, disponibile per l'acquisto nei pressi del Sacrament Cemetery, al prezzo di 8 monete d'argento. Questa posizione è strategicamente situata vicino al crogiolo, agevolando il trasferimento degli oggetti. Inoltre è stata introdotta una nuova serie di armature di terzo livello, tra cui il guardiano falso, l'araldo falso, il custode falso e la vestigia falsa. Infine, nuove animazioni dei personaggi sono state implementate per il menu principale e per le scene di personalizzazione. Le modifiche al bottino comportano un incremento del numero di slot disponibili in tutti gli inventari e mobili. Si osserva un sostanziale aumento delle dimensioni dei contenitori, il cassettone cuore inciso passa da 35 a 40 slot, il medio da 20 a 30 e il piccolo da 10 a 20. Anche gli armadietti di taglia grande e quelli nobili hanno visto un aumento, rispettivamente da 30 a 40 e da 20 a 30 slot, mentre quelli di taglia piccola da 10 a 20. Passando alla riduzione della potenza delle fiale di concentrazione, è stato applicato un nerf a tutte le varietà consumabili. Le fiale di concentrazione grandi hanno subito una riduzione da 300 a 150, quelle medie da 200 a 100 e quelle piccole da 100 a 50. Nonostante alcuni possano essere contrari a questa modifica, la maggior parte degli utilizzatori di queste pozioni beneficia di un aumento percentuale dei guadagni di concentrazione. Inoltre, è ora possibile conservare gli ingredienti nelle credenze. L'aumento delle dimensioni dello shard stack per armature e armi a 25 punti rappresenta un'altra modifica significativa. È stato inoltre aumentato il valore di acquisto e vendita di tutti gli attrezzi e degli anelli presso i venditori. Tuttavia, è stata rimossa la possibilità di acquistare risorse elaborate dai venditori, riducendo notevolmente le risorse disponibili per l'aggiornamento dell'equipaggiamento. È importante notare che adesso attaccare con l'arco richiede l'utilizzo di stamina anziché concentrazione. Questo è un cambiamento significativo che potrebbe influenzare le strategie di gioco di molti giocatori. Inoltre sono stati apportati dei riequilibri ai livelli dei nemici nel percorso senza nome. In base alle missioni completate, l'ingresso del percorso senza nome ora può variare da un livello 8 a un livello 15 e il resto del percorso da un livello 15 a un livello 20. Passando ai dettagli delle modifiche, è stato applicato un nerf alla scalabilità degli attributi su tutti i bastoni. Allo stesso modo è stato ridotto il guadagno di concentrazione per l'incantesimo concentrazione al danno inflitto. Inoltre è stato applicato un nerf al guadagno di salute per l'incantesimo salute al danno inflitto, rendendo meno efficace questa strategia di guarigione durante gli scontri. Infine, il costo di concentrazione per gli incantesimi lancio elementale è stato aumentato a 75, rendendoli più costosi da utilizzare in combattimento. Bisogna segnalare anche un nerf al danno dell'attacco di presa dei Riven Twins e del Knit Brute. Inoltre sono stati aggiornati i tempi per l'archetipo Breaker e leggermente modificato il comportamento, in modo che ora, dopo alcuni attacchi, cercheranno di eseguire un attacco aggiuntivo. Sono state apportate diverse migliorie alle animazioni per rendere il combattimento più fluido e coinvolgente.
L'animazione di pattuglia della grande ascia corazzata Risen è stata aggiornata per garantire una maggiore coerenza e realismo durante gli scontri. Allo stesso modo è stata perfezionata l'animazione dell'attacco alle spalle per gli Screamer Sneath e i Brute incatenati, per offrire un'esperienza di combattimento più intensa e coinvolgente. Inoltre, l'animazione dell'attacco e i salti per il Plague Boomer e l'animazione della combo pesante per il Risen Axe Bruiser sono state migliorate per conferire maggior dinamismo e impatto visivo al combattimento. Altre migliorie riguardano i ritratti dei personaggi non giocanti che sono stati affinati, aggiungendo maggiore dettaglio e realismo. Un'altra modifica degna di nota riguarda il costo della casa The Roost, ridotto per renderla più accessibile ai giocatori. Inoltre sono state apportate varie ottimizzazioni visive e sonore in varie parti del gioco, migliorando l'atmosfera generale durante l'esplorazione. Le missioni e le sfide sono state rielaborate per offrire un'esperienza di gioco più fluida e gratificante, con modifiche alle ricompense e agli obiettivi. Infine, il tutorial è stato reso più chiaro e completo, facilitando l'accesso ai nuovi giocatori. Per concludere, ragazzi, molte problematiche, tecniche e bug sono stati risolti migliorando l'esperienza di gioco complessiva. Le correzioni includono la risoluzione di exploit legati alla restituzione di risorse, la correzione delle hitbox su alcuni attacchi e miglioramenti generali all'audio, all'illuminazione e alla navigazione. Siamo giunti alla conclusione del video. Personalmente, ragazzi, ritengo che i contenuti e le modifiche apportate con questa patch sono notevoli, anche se mi aspettavo magari di vedere una sorta di feature relativa al respec, visto considerato che allo stato attuale non è possibile modificare le statistiche del proprio personaggio. Speriamo magari in una futura patch di poter vedere implementata questa funzione e magari, perché no, anche una sorta di transmog, non sarebbe affatto male. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate dei contenuti e noi, come sempre, ci vediamo alla prossima, sempre qui su questo canale. Ciao a tutti!